E ci siamo, per colpa di Sabaku Numaiku, dobbiamo iniziare Scarlet. Cioè io avrei iniziato anche con, sai, la voglia, la scoperta. Ma no, perché mi hanno detto che è una rottura di coglioni, o perlomeno. Abbiamo provato la demo. E la demo... Ma io non mi ricordo niente. Allora, Sabaku, storia, long story short, ok? Sabaku Numaiku un po' di tempo fa ci ha fatto, dovete provare quel gioco perché voi vi farà incazzare da morire, perché... È bello da giocare, ma si gioca pochissimo perché ci sono dialoghi di continuo, un appallamento. Ma sapete che Sabaku è molto meno fisico di noi come giocatore, apprezza anche, diciamo, una narrazione più... Per dire lui che avrebbe voluto skippare i dialoghi, cioè, figuratevi Nicola, che cazzo... Io sono pronto alla sofferenza e via. Allora, chi vuoi? Il ragazzo di bell'aspetto o la ragazza di bell'aspetto? La ragazza di bell'aspetto, dai. La ragazza di bell'aspetto. Che si chiama Kasane Randa. L'unica persona con la quale si confida è la sorella adottiva. Legata a lei da un forte senso di lealtà, Kasane è disposta a fare qualsiasi cosa per la sorella. Combatte a distanza grazie ad attacchi multilama a lungo raggio e abilità psicocinetiche. Dai, non vogliamo perderci già un po' di tempo, se no è scelta il personaggio. Non me la ricordavo. Ah, perché questo è il gioco, non è la demo, giustamente. Ma io un anime con sta grafica me lo guarderei molto volentieri. Ma lui è il ragazzo di bel aspetto. No. Adesso non più, insomma. You need to kill me if there's going to be anything left worth saving. Guarda, guarda il teal in orange, un po' più virato sul green e red. Beh, se tutte le pause so così, ci mettiamo una settimana solo per capirlo. I personaggi importanti quali saranno? Vediamo, vediamo. Elmo, no, no. Cioè loro hanno detto, voi due siete troppo patane, quindi niente Elmo. Hanno fatto questa... Come tutti i cosi giapponesi. Arrivano da dietro. Sì, però... Non sulle zone erogene. Dipende, per alcuni la schiena è una zona erogena. Ce la faremo. A ognuno il suo. Ma ah, questa è la sorella. La sorella adottiva, okay. Di Kasane. Cioè, perché non si somigliano per un cazzo. Nel senso, no, no, ma vengono torturate. Cioè. Pure io quando metto logo faccio così. Sì, almeno 5 minuti. E a lei non gli arriva niente da dietro. A guarda dei glande, ha preso la pausa, hai capito? Prima di partire con la penetrazione. Quindi è questo il dolore che si prova usando il sassi. Va bene, posso sopportarlo. Ma che è il sassi? Mi piace che è un meme vivente sta scena. Il soldato maschio ha urlato come una bestia e loro fanno, va bene, non niente. E il meme sulla febbre degli uomini e la febbre delle donne. C'è quello di This aptitude test will determine your platoon assignment. Do your best. Yes, sir. Vabbè, un esame. Quindi si gioca. C'è il Buddy. Bam. Aggancia il nemico usando RS. Sei un professionista. Vabbè, basta agganciare e poi interagire con gli oggetti intorno a te per creare un precedente di violenza. E eseguire attacchi con l'arma X carica barri della barra PSI. Cristo! Però non cominciare, è un action, porca puttana, come fai a sbadigliare? È un tutorial action, però. Devo dire questo fatto che puoi buttargli le cose addosso anche se non giusto. È carino, molto carino. Rende il gioco tattico e coccoloso. Oh, che cazzo, quanto cazzo di vita tiene? Perché sono un livello 3. Vai, buttagli un gioco di gelato addosso.
Mi immaginavo facesse più male il camioncino di gelati, eh. Onestamente anch'io, ma siamo degli illusi. Ok, that ends your training. You're an official member of the OSF from tomorrow. Cadets now have 24 hours of free time until then. Make sure to get some rest before your duties tomorrow. Understood. Lei è cattivissimo. Ci sarebbe ingazzato. Perché lei è tenebrosa, è il personaggio principale schivo e tenebroso. Quindi ora siamo... Oh, che bella la città. Cyberpunk, esatto. Stavo pensando pure io a Cyberpunk. Molto... Vabbè, quindi è tipo Parigi. La Tour Eiffel. Oh, madonna. I palazzi sono enormi. Kasane! So how was the test? No! 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 Che palle! No, i coglioni! E poi come persona? Fanno le cose bene a metà, madonna! Attiviamo il sabacometro! Sabaku parte un poco perplesso. Cioè, era tutto bello felice all'inizio. Poi è perplesso. Senti, ma che pure Sabaku, che è abituato alla pesantezza, ci dice che è pesante questo gioco. Tormentarsi per cose che non possiamo comprendere non ha senso. Piuttosto sono preoccupato. Già lo spero anch'io, ma immagino che lo scopriremo presto. Le persone tendono a fraintenderti. Mi preoccuperei se non potessi prendermi cura di te. Senti chi parla, sei così imbranata che devo stare attenta a proteggerti da te stessa. Si stanno raccontando i dettagli della sceneggiatura, così poi non ci dobbiamo pensare più. Hanno davanti la scheda dei personaggi e se le stanno leggendo a vicenda. Avanzando nella storia riceverai messaggi da vari personaggi. Per visualizzarli accedi alla schermata nella libreria in alternativa, puoi aprire la schermata dei messaggi neurali con RB più quello. Io aprirei subito la schermata dei messaggi neurali. Oh. Il SAS è davvero impegnativo, aspetta che ci dicono che cos'è il SAS. Gli articoli che hai scaricato sono arrivati. Metti che cos'è il SAS, fammi vedere cos'è il SAS. Il SAS, sistema allaccio sinaptico, capisci? Collegare i nostri cervelli con il cavo virtuale è stato più doloroso di quanto mi aspettassi. Che belli questi spiegoni. Sicuri di stare bene, Kasane? Promettimi che me lo dirai se sentirai troppo dolore. Madonna. Il SAS, il sistema aptico di sto cazzo. Sistema assicurativo, aspetta. Madonna, con tutti puoi parlare. Ehi, sapevi che quella luce rossa viene chiamata neon? Sapevi che tu sei scemo? Adoro il neon che si vede da qui, è così bello. Di quale neon sta parlando? Questo. È pieno di cavi rossi sulla nostra. No, i cavi rossi non sono in neon. Quelli sono in neon. In questo mondo si chiamano neon. Guarda che bellissimo. Guarda, è bello, è bello. Questo è Baldo 2, solo che con più dialoghi, è possibile. Se è possibile. No. Però non è baldizzata. No, lei. Devi andare a fanculo. Ah, vabbè, ma è... Guarda, io questa cosa la comprendo. Perché sulle strisce ti farà passare. No, e allora non la comprendo, è un gioco di merda. Perché posso capire che... Ah, su queste strisce sì. Che significa tu che sei il giapponese? Non ci può passare, non ci pensa proprio. Significa ti pensavi che poi... Ah, in questo mondo... C'è uno scudo che ti consente di passare solo... Ma scusa, le strisce pedonali? Questo giochi molto inquadrati. Bellissimo, raga. È veramente bello da vedere. Poi guarda, tutto... è quel save shading che non mi dà fastidio perché è contestualizzato bene. Perché è un cartone animato. Che cos'è il save shading? È una tecnica, si riconosce perché ci sono i tratti neri di fianco alle cose. Posso spiegarlo in maniera tecnica? Il save shading è quella tecnica che quando la usano gli indie fa cacà. Anche Borderlands, che non è un indie. Vogliamo usare una di queste armi che sono nuove? La Vergas voglio usare. Però, no, però guarda, questa è potentissima. Cioè, guarda, ordina per tipo LS. Luna nebulosa. Senti, ma vuoi andare oltre? Che flagello adesso... di Poseidone. Flagello di Poseidone. Vabbè, poi vediamo. Io nei menu sai che ho dei problemi. Vediamo queste lanterne. Queste sono lanterne antiche in un mondo nuovo. Con delle texture. Belle quelle cespugli, oddio. Gesù Cristo. Vabbè, sono i soliti. Vabbè, però. Pleni incrociati. Tromba del dei sumeraggi. Andiamo nella una tomba dei sumeraggi. Adesso parla con qualcuno. Da questo posto era la tomba dei sumeraggi. Una volta ti propongo qui abitavano i sumeraggi, poi sono morti e c'era la tomba. Ti propongo una challenge.
Non sappiamo neanche un dialogo. Tu sei pazzo. Sì, è la tomba dei Sumeraggi. Qui le vacanze sono appena finite e questa è la tomba del padre fondatore di Yakumo. T'ho detto, e mo c'è lo spiegone della zona. La sorella Naomi è della prologo, mi sembra di capire, perché ci sta cagando il cazzo. Credo che il governo stia cercando di rendere Yakumo Sumeraggi una figura più familiare per la popolazione. Però è da molto tempo che le persone venerano Yakumo come un dio, quindi immagino che abbiamo... Yakumo, l'eroe che ha salvato l'umanità. Mi alzi il sabbacometro, per favore. Non lo so, metti le fai pure il testicolometro. Il suo figlio è rimasto sfregiato durante l'alba dell'estinzione. Lo sappiamo, ma ce lo raccontiamo a vicenda perché gli sceneggiatori sanno il fatto loro. Hai ottenuto portachiavi di Baki. Tanto non abbiamo capito niente di quello che è. Ma che cazzo me ne frega a me? Strada principale? Aspetta, no, perché dopo ti racconta la storia della strada principale. Voglio farmi giusto un giretto per vedere. Vedi quelli destra? Eccoli, guarda, hai fatto bene, guarda, vieni qua, guarda, ti spiego. Sì, sì, però ho visto questi. Che sono potenzialmente potere MK1. Questi sono gli amuleti. Vedi che ci sono tutti gli amuleti. Sì. Strani. E poi ci stanno dall'altra parte. Tipo quei cosi lì sotto. Ah, queste sono le preghiere. Queste sono altro tipo che devi attaccare tipo agli alberi o te li porti, insomma. Sono per la protezione della famiglia, della casa di solito. E penso che siano di là, però quello che ho visto era diverso. Questo qui probabilmente. Ah sì, eccoli. Però non erano fatti così, c'erano sempre i buchi perché tu devi pagarli. Sì, tipo 200. Però non c'è qualcuno, tu metti i soldi e te li prendi. Non c'è niente, cioè, tranne le bancarelle lì degli amoreti. Perché nessuno se li frega senza pagare, giusto? No, no, vabbè, ma in Giappone sono tutti molto ligi. Ci stanno pure le cose di frutta che devi trovare senza gente che ti serve. Tipo, ti prendi le mele e li metti i soldi. È molto avanzato sotto questo punto di vista. In Italia, prendi la mela e vai. Oh, finalmente. Oh, un po' di azione. Io odio questa alternanza. But today's other forecast said that there was no threat in this part of Suo. Gli altri. Oh, si combatte, ma non è vero che non si combatte. Sabaku è allegro adesso. Però io credo che sia l'inizio. Cioè, conta che questo è il primo combattimento di tutto il gioco. In Persona 5 ci staremmo ancora a tritare i coglioni con. Sono arrivati i cavalieri dell'Apocalisse. Che voi ci crediate o no, i tacchi sono il motivo principale per cui nei borghi medievali tolgono i San Pietrini a un certo punto. Perché quando la dodicesima turista muore, tolgono i San Pietrini. Pareva Pippo. Vabbè. Si è memorizzato tutti i nomi. Septentrion. Reggimento Karen. Kokesh. Reggimento Fubuki. Civili, dirigetevi al bunker. Adesso ci pensiamo noi, sti mazzi di fiori. Forse sono un po' impossibilitato a fare qualcosa che il gioco. Forse, eh? Forse il gioco non vuole farmi fare certe azioni. Porca troia. Ah, c'è pure il presentatore, capito? Il risucchio mentale. Non risucchierà mica cervelli. No, il suo potere serve a copiare i poteri. È per questo che può usare tanti poteri. Così ha detto lo sceneggiatore. Il generale maggiore Spring ha congelato il nemico senza esitazione. Questi Septentrion sono incredibili. Non è il momento di guardare la TV, dobbiamo evacuare. E vai a cacà. Oh, si alza! Oh. Adesso entrano in azione le nostre beniamine! Non siamo ancora veri membri della FSA! Non possiamo lasciare quella donna morire! Siamo gli unici qui con poteri per affrontare. Se vuoi salvarla! Se vuoi skipparla, invece. Beh, basta premere questo qua, salta e poi confermare. È pure burocratica la faccenda. Non è saltato, però, non mi sembra che. No, voglio vedere. Perché sapevo che sarebbe. Ah,
ma quindi i fiori sono aggressivi. Immagina quelli che stavano tranquillamente parcheggiati in strada quando sono fondenti. La. Non è molto responsivo il sistema di combattimento. Durante la battaglia i miei oggetti per combattere un basso schermo non devono usarlo. Oh, le gelatine non so a cosa servono però. Ah, puttane! Bello che questo gioco dovrebbe essere anche pure carino da vedere. Comunque è coccoloso, con tanti lucine, tinta tenere, no? Come riconoscete una roba giapponese? Ah, lei c'ha il potere del... so cosa succede quando succede. Beh, fino adesso faceva degli splendidi. Mo arriva... Gigalitta. Il buche coi tacchi là. I can handle that other alone. Got it. Andando. Quando è che si gioca in questo gioco? Beh, comunque questa sequenza è bella, una sequenza d'azione. Vedi, l'ha pure schiacciato. That's odd. You a civilian? Huh? It's her. You're OSF? Oh, no, I'm a cadet. I see. Se la nostra sarà una splendida storia d'amore. Ma qualcosa è... No, fermi che finalmente qua veniamo chiamati a fare... Ok. Qua wow, c'è la capra... Ucranium. Topi di qui. Topi di qui. Mi dai in cazzo. Conviene che non almeno con le lame rotanti. Madonna. Come? Ma lui non viene colpito da... Stava quasi segato. Che cazzo di... Ah, la schivata perfetta! Oh, hai l'attenzione del signor Sinergore. Oh, ero tu cazzo! Ma chi è a tagliare le cose addosso? Il problema è che se non ti meni in maniera classica... Non mi tagli niente. Ma che bizzo che fa. La bicicletta vai quando è la macchina in faccia. Vai, finito, vai, una botta che... Good work. That should take care of all the other readings around here. Yes. Kasane, I saved that boy. Nagi, you're okay. Yeah, Naomi saved me. Man, I must look like an idiot. I'm just glad you're not hurt. Thanks. Ma è tutto un cazzo e vongole allora mo qua. I'm Naomi. Naomi Randall. This is my younger sister. Kasane. Io racconterei anche un po' la vostra storia, da dove venite, come mai avete deciso di fare sto lavoro. Arashi Spring, interessante, perché non ci racconti chi sei, da dove vieni? No, io sto soffrendo. No, dai, che mo si sta facendo carino. Io capisco, non sono la mia tipologia di gioco, punto. Quando vedo JRPG non ci gioco più. Io non ho mai visto una cosa del genere.
noi abbiamo conosciuto due personaggi, adesso ogni 20 secondi arriva un nuovo personaggio, io ho già la confusione mentale. Anche il messaggio di sistema ha una premessa da fare. No, me li puoi scrivere quante volte vuoi i nomi, non me li ricordo! No! Abbiamo tempo per parlare, hai ragione, non l'abbiamo mai fatto. Ci sta spiegando come funziona la tecnologia che abbiamo adottato. Tu fammi un riassunto. Allora, la bionda si è innamorata di sto tizio che è un figlio di papà. Vabbè, già è successo, appena si sono incontrati, no? Sì. Mi piace tutto quello che crei per me, dimostra che siamo sorelle. Sì, è solo per noi due. Cerca di averne cura. La sorella muore, lo sai, no? Meno dialoghi. Io penso che lavorare sia meglio. Io e te tecnicamente in questo momento stiamo facendo il nostro lavoro. Un lavoro vero, voglio dire. No, di critici videoludici. No. Allora, no, immagina che scrivi per una grossa testata italiana, ok? Immagina che è un bel gioco. No, tu scrivi per una grossa testata italiana. In questo momento stiamo valutando il titolo, ok? Dove è ambientato? Vicino al Giappone. 9. Asia. In che anno? Futuro. 9. I protagonisti sono, cioè, i dialoghi asiatici mangosi. Se tu fossi un recensore, ti andrebbe di leggere ogni dialogo fino alla fine? Io 9. Com'è la sceneggiatura? È bella, senza spiegoni. 9. Ma è fedele al fumetto? Perché c'è un 2. C'è un fumetto. Non lo so. Personaggi, equipaggiamento, mappa neurale. Guarda, LB. Cioè, noi abbiamo veramente incontrato tutta sta gente. Sì, LB. LB, LB, eccoci. Ah, questo gioco ha un metascore di 8,4 più o meno. Ma perché non è il nostro titolo, cioè no, semplicemente noi non dovevamo saperne l'esistenza. E infatti ce l'hanno tutti, cioè non ci hanno negato l'esistenza di questo gioco. Poi arriva Sabato, no, allora, se poi va veramente posso schifo. Dire una cosa? Io l'avevo visto, perché ogni tanto mi faccio il giro sugli store, avevo visto la grafica, mi era piaciuto da morire. E sono sempre stato là, me lo compro, per fortuna poi stavo sul pass. E quindi posso provarlo sempre. Chissà, se smettono di blaterare. Su Pass. Beh, su Pass mettono ottimi giochi. Quindi non mi spiego la sua presenza qua dentro. No. Io non ti assicuro, per la prima volta non ti assicuro che ce la farò. Ci sono state altre prime volte, ma questa prima volta. Madonna, quanta gente! Madonna, se parlano tutti! Madonna! Tu sei Cassandra Randall. Oh, io vi giuro, ho visto film dove si parla di meno. Cioè, neanche nei film di Tarantino si parla tanto. E quello è il logo roico. No, non ti fa. Non ricordarti niente, ti prego. Non ti ricordo le cose. Poi gli vengono i flashback. No, no. Pure i flash. No, però questo è bello. Questo è bello secondo me, perché adesso si vedono i cartoni animati. È l'opener. I titoli di testa. Non abbiamo neanche scalfito la superficie. Ma poi vedi, si amano già, cioè il primo frame che ho visto quando è stato, questi chiamano. Ma il problema sai qual è? È che io non capisco, hai fatto un gioco in cel shading con quella cazzo di grafica? Almeno i dialoghi fammeli vedere così. Cioè perché mi devi mettere quei cazzo di fermi immagini? Non dico facendo il motion capture, almeno facendogli aprire la bocca, facendogli muovere un po' la testa, cose minime. Ma almeno uno si sveglia. Dio santo! Chi è mo questa? Chioca. Mancavano i capelli strani, i capelli verde acqua, i capelli biondi, i capelli neri, che sono, ricordo, l'unico dettaglio che ti fa distinguere uno dall'altro. Vedi, questa c'ha la faccia più a punta, però. Vedi, questa c'ha la faccia più a punta arrotondata. Quella c'ha più zigomi, vedi? Vedi? Guarda, l'unica cosa che cambia è questa, ha gli occhi più tondi, e quella ce l'ha un po' più a gatto. Però voglio dire, vedi che è più a punta, questa è faccia a triangolo.
Kasane graduated at the top of her class and Naomi was fifth. Ah, si è diplomata! Ok, ok, è solo la quarta volta che dite queste stronzate. Madonna, non ce la faccio più. Sono dei pulcini che stanno. Allora io, ragazzi, ve lo dico, io non sto skippando niente, perché sennò dite che ne parliamo male senza aver provato la vera esperienza, il vero dolore. Nel prossimo gameplay avrai in mano il controller Redez. No, nel prossimo gameplay te lo faccio vedere io, meno di 5 secondi. Io non prometto tanto con Redez, ma tanto, guardate qua che palle, devi skippare, sì. No, ma io non lo cioè no, per me è chiuso. No, il prossimo gameplay lo fai tu. No, per me Sabaku deve andare a fanculo mo. No, cioè, c'ha ragione. Mi dispiace, ti voglio bene, però no. Ma lui ci ha avvisato. No, lui ci ha avvisato, però non è che ok, Sabacome. Allora, dove... secondo me deve andare più a fanculo io, Toby, che ha millantato la durata di un'ora e mezza su quel supplizio di 3 ore piene piene. Almeno là si giocava. Nonostante il mio aspetto, sono io il comandante. Nonostante il mio aspetto, che vuol dire? Che chi ha le teste non può essere comandante, è quello che dice. Che cazzo vuol dire nonostante per il mio favore, aspetto? Skippy, per favore, no, non per strappare la tela bene dalla faccia. Ma la nostra ora è quasi finita. Guarda, ti dico quanto manca: meno di 5 minuti. Sono passati solo 2 minuti. In 5 minuti, sto dialogo finirà a un certo punto, no? Ma perché tu stai a leggere? Sì, guardo un po' le figure. Quando mi annoio a leggere, guardo le figure. All'inizio il gameplay ha detto: mo lo mettiamo in giapponese perché è meglio. Perché allora avrebbe fatto piacere. Perderemo la capacità di avere un'erezione dopo questo gameplay. Un gioco pieno di ragazze tutte scosciate che ti uccide la libido per anni grazie ai suoi dialoghi. Guarda che culo gli hanno disegnato. Poi uno dice che è sessista. Senti, nonostante il suo aspetto, lei è luogotenente. Oh, un potere che circa il 99... Bene ragazzi, ci fermiamo qui perché la registrazione purtroppo sta per finire. Il gioco è bello quando skippi un sacco. E niente, vediamo la prossima che non sarà su questo gioco. Mai più. Allora, Red Dead si fa il secondo gameplay. Mai più, tu sei scemo nella dai, vita. Dai, almeno un pochino tu lo devi giocare. Tu sei scemo nella vita. Ci vediamo alla prossima. Basta.